che ha accolto anche quest'anno i più bei nomi del cinema italiano in occasione della consegna del premio Angelo Rizzoli, giunto quest'anno alla 9ª edizione. La manifestazione organizzata dall'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli si articola in due sezioni, una dedicata al cinema edito e una al giovane cinema italiano, una specie di confronto tra la vecchia scuola e la nuova generazione di registi. Da quanto è risultato dalle dichiarazioni di quest'ultimi, il detto largo ai giovani nel cinema italiano non trova quasi mai riscontro e quando lo trova si devono superare rischi, incognite e difficoltà non di rado penose. I film in concorso per il giovane cinema erano tre, Maledetti Gamerò di Marco Tullio Giordana, Fuori stagione di Mannuzzi e L'educatore autorizzato di Odorizio. Per il cinema edito il premio era stato già assegnato a Bellocchio per il film Salto nel vuoto. Dopo un'animata discussione in seno alla giuria, si è passati alle premiazioni che prevedevano anche la consegna della targa Angelo Rizzoli al miglior attore, Nino Manfredi, e alla migliore attrice, Mariangela Melato, rispettivamente per Caffè Express e Oggetti smarriti. Luciano Dorisio, invece, è risultato vincitore del premio Giovane Cinema con il suo Educatore autorizzato.